ai tempi dell'emergenza fuori campo Elkan lo aveva indicato come riferimento per l'area tecnica. Ora la valutazione del suo operato e la riconferma arriverà a mente fredda. Il suo contratto è blindato, ma Giovanni Albanese Giova Albanese non sarà dalla sconfitta a Siviglia, costata alla Juve l'eliminazione in semifinale di Europa League, che verrà giudicato il lavoro Max Allegri. Il futuro del tecnico dipenderà da un'attenta analisi che dovrà essere fatta con animo sereno, dopo aver smaltito la delusione per l'ultima botta europea e altro aspetto importante quando avremo le idee più chiare sulle possibili condanne a venire tra campionato e tazze. Ai piani alti del club serviranno lucidità e lungimiranza, nel prendere decisioni magari non così ovvie o del tutto popolari. Nel pieno di un momento storico particolare per l'azienda, stiamo entrando nella fase più delicata della riprogrammazione dell'area tecnica, che, evidentemente, potrebbe consumarsi non solo con l'arrivo di un nuovo direttore sportivo. Le parole di Max nel post partita Siviglia: Allegri ha tutelato sua squadra e messo in evidenza alcuni aspetti tenere considerazione nelle valutazioni. La situazione surreale che si è protratta fine novembre poi, dalle dimissioni del CDA presieduto Andrea Agnelli a essere penalizzati campionato, parlando di una stagione anomala, dopo definitivamente folclorica. E poi scarsa esperienza europea, gran parte della rosa nelle sue scelte iniziali c'erano tre giovani cresciuti casa ai quali si è poi aggiunto Miretti, ma anche elementi prima stagione o quasi Europa, come Gatti, Bremer o lo stesso Vlahovic. La percezione della rosa è cambiata strada facendo la metamorfosi, è passata soprattutto da aspetti negativi. Sotto il vetro, a Siviglia sono rimasti delusi coloro che la scorsa estate erano stati individuati come capisaldi della squadra per il ritorno al successo 1-1 di Maria, tra i peggiori nel match più importante di questo finale di stagione e in generale a fasi alterne durante l'anno. Per non parlare di Pogba, il più pagato e il più assente di tutti. E ancora Cuadrado, protagonista dell'errore decisivo per aprire la strada agli spagnoli verso la finale di Budapest. Molto male Chiesa, protagonista di un'annata tipica, tra alti e bassi, a causa del lungo recupero post-infortunio su un grossolano errore che ha indirizzato il pareggio dopo appena 7 minuti dal vantaggio bianconero. I tanti, troppi infortuni della prima parte di stagione hanno ceduto il passo ai giovani, ma i grandi stavano bene in rosa. In bilancio conti alla mano, i costi gestione questa Juventus sono quelli un top club che non può accettare la retrocessione Europa League dopo i turni Champions League e tengono vive le speranze centrare la finale della competizione europea meno importante per un pareggio strappato in pieno recupero nell'andata giocata a casa. Diversificare contesto vissuto dalla programmazione sarà l'esercizio decisivo per impostare il futuro al